Un bando da 1,5 milioni di euro per promuovere la lettura fra tutte le fasce della popolazione, in particolare tra i giovani che oggi leggono sempre meno. L'iniziativa è di Fondazione Cariplo, che ha presentato il bando per il libro e la lettura. Ne parliamo con il presidente Giovanni Fosti. Gli obiettivi sono proprio quelli di promuovere l'avvicinamento alla lettura, quindi di avvicinare le persone soprattutto al gusto del leggere e quindi alla i ragazzi in particolare, e quindi alla scoperta di come leggere possa essere un'occasione per conoscere, per liberare la curiosità, per liberare la fantasia, e come quindi la cultura sia associata da un lato a una grande possibilità di imparare, ma dall'altro lato anche a qualcosa di estremamente piacevole. Io credo che si possa parlare di povertà culturale, che si debba parlare di povertà culturale, soprattutto perché la povertà culturale di un bambino di oggi ha molte probabilità di diventare povertà molto concreta di quel bambino in futuro. E quindi lavorare sulla cultura e lavorare sull'accesso alla cultura significa lavorare sull'uguaglianza e sull'inclusione e sulla cittadinanza. Beh, le istituzioni possono fare intanto l'investimento sulla scuola, ovviamente è l'investimento prioritario, ma tutta l'attenzione che si mette nel fare in modo che le opportunità culturali siano offerte a tutte le persone e si cerchino di mobilitare soprattutto le persone meno incluse nell'accesso alle opportunità culturali, credo che sia la cosa fondamentale.